nodo doppio sacco, Xuan Tao Che. Primo sacco, secondo sacco. Guardate il disegno. Abbiamo una corda davanti e una corda dietro. Sovrapponendo, abbiamo Xuan Tao Che, quello che noi chiamiamo il nodo parlato. Cerchio. È interessante sentire che solo così chiudendo già dà pressione. Beh, vedi Davide, cioè ti liberi se vuoi, però dà pressione. L'assuccamento è importante, il modo di chiudere il nodo ne fa la sicurezza. Quindi riuscire anche a capire che il disegno deve essere fatto bene è importante per la sicurezza del nodo. Questo è un Xuan Tao Che, questo è un Xuan Tao Che. Li uso, adesso bisogna alzare, e li uso come bersaglio per tenerlo fermo. Passo sotto, è la regola, sotto. Il corrente passa sotto al dormiente. Faccio il grande buco e in questo grande buco infilo. Ok? Sono passato sotto, importantissimo, sotto. Tengo un grande margine e infilo dentro. A questo punto anche se lui tirasse, tira, tira, tira forte, tira forte, tira forte. Io stacco la mano, ma lì ormai è serrato. Cosa me ne faccio di questa corda? Continuo a fare dei parlati. Continuo a fare, adesso non ce ne ho più. Cioè, continuo a farne degli altri, diventano sicurissimi, come ho fatto qui. È carino vedere che se al posto di mettergli il corrente, gli metto dentro un doppino, tira, è sicuro uguale, non cambia niente, ma ho il grande pregio. Ecco, come con quello delle scarpe. Ok. Questo qualsiasi nodo può essere ganciato. Il termine ganciato è quando l'assuccamento finale è fatto con un doppino. L'assuccamento è la chiusura. La chiusura. Assuccare vuol dire chiudere bene il nodo, perché vuol dire la tenuta. È vero che questi nodi sono sicuri, ma bisogna anche farli bene. Non basta solo il movimento, ci deve essere anche una regolarità di tenuta. In questo caso la. Prendi, non mi viene, no? Ma la Io spenta. passo da sotto, non è uguale. Sì. Sì, infila dentro nel buco. Ci sei. Guarda, è venuto perfetto. E questo è per? Il primo che abbiamo fatto è perfetto. Passo dentro. Passo dietro. La regola del dietro l'avete visto che ormai è dappertutto. Passo sotto, passo dietro, sotto. E rinfilo dentro l'anello. E in questo buco che è rimasto, ritorno. Ecco qui, vedete il disegno da una parte e dall'altra del nodo Xuan Tao Che. Meglio, primo, secondo, e quando passo dentro col gancio, nodo ganciato. Ecco che quando devo andare via, la regola di come si tiene una corda in trazione in questo modo. Mai così, sempre così, così. Nelle arti marziali, noi la chiamiamo la regola delle dita. Se lui mi prende, qui ho quattro dita, qui ho il pollice con l'apertura delle dita. Tienimi forte veramente. Se io giro qua faccio fatica, ma se giro dalla parte del pollice mi libero con niente, tiene poco. La stessa cosa purtroppo vale anche con la corda. Qui tiene molto lui, qui tiene poco. Stessa cosa vale anche con la corda. Se la corda è in trazione, qui non tengo, qui tengo. E ho tempo con l'altra mano di fare il mio cerchio e a questo punto tira pure. Qui è una grande tenuta. Di nuovo la stessa cosa, gira dietro. Quindi tenuta, primo cerchio, secondo cerchio. Fatto spezzato è. Primo movimento, seguo. Secondo movimento. Può essere piccolino, può essere grande. E questo viene fatto in meno di un secondo, come insegnano le arti marziali. Rapidità estrema. Fare.